Ciao tesori, bentornati o benvenuti sul canale. Se siete di nuovi iscritti, benvenuti. Oggi mi preparerò insieme a voi, ma prima vorrei iniziare questo video ringraziando chi ha deciso di iscriversi a questo canale perché ho visto che siamo cresciuti in quest'ultimo mese. Io davvero non smetterò mai di ringraziarvi, di essere grata per tutto il supporto che mi date, nonostante questi mesi siano stati molto intensi, molto molto intensi, perché in questo 2024 ho deciso di mettermi alla prova sotto altri aspetti della mia vita, sia privata che lavorativa. Ci siete voi che non vi fate mancare davvero di lasciarmi un commentino sotto i video, questo lo apprezzo tanto. Lo dico sempre, continuerò sempre a dirlo, il vostro commento, il vostro supporto è fondamentale, mi fa capire che apprezzate quello che faccio, mi fa capire che per voi è importante quello che faccio. Se volete che continui a fare questi video, lasciatemi un commentino, lo apprezzerò davvero tanto. Oggi vado a provare dei prodotti che ho qua in stand-by da un po' perché non ho avuto tempo per provarli. In particolare abbiamo due prodotti che mi incuriosiscono da morire per la base viso e sono del brand Miamo. Vi avevo raccontato nel video precedente che sono stata al loro evento a Milano circa 3 settimane fa per il lancio di quest'altro prodotto, ovvero del cushion. Miamo ha lanciato il suo cushion, finalmente un prodotto make-up, visto che un brand è solo skincare, mi hanno ce la puoi fare. Mi hanno omaggiato il loro cushion e un SPF. Allora, io parto col dirvi che il brand Miamo mi piace veramente tanto. Chi è qui da un po' saprà che soffro di dermatite, ho una pelle molto 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 reattiva e Miamo è stata una di quelle scoperte che mi ha aiutato a combattere è brutto, diciamo a tenere a bada la mia dermatite nei periodi più bui, soprattutto il mio amatissimo siero ai lipidi. Vi giuro che quello è un prodotto che io continuo a ricomprare e continuerò per sempre a ricomprarlo e spero, se mi state sentendo, ascoltatemi bene, che non esca mai fuori produzione perché io personalmente lo amo. Finalmente pare stia arrivando la bella stagione, a parte che ho visto che dopodomani piove, ma lasciamo stare. Qui abbiamo un SPF Aging Defense Sunscreen Drops 50 più, che protegge dai raggi UVA. Ci sono delle capsule di origine naturale contenenti pigmenti color champagne che vengono rilasciati durante l'applicazione, donando un effetto gold illuminante. I plus qua dietro, no effetto bianco, texture leggera e setosa per tutti i tipi di pelle, oftalmologicamente testato. Pack rigorosamente di vetro. Io adesso inizierò ad aprire protezioni solari a go-go, come se non lo facessi anche d'inverno. La texture è leggerissima. Lo diffondo bene su tutto il viso. Secondo me un pump è un po' pochino. Mettiamone un altro po'. Io non vedo particelle dorate. Non so se voi percepite particelle dorate. Io no, personalmente. Io vado a rinforzare qua, che questa è una zona malefica, si va a scurire. Allora, l'effetto è molto 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 bello, molto luminoso, non tantissimo però, però la texture sulla pelle è setosa, cioè è illuminante, ma non è quell'effetto glow sticky, è ultra setosa come texture. Devo dire, molto bello. L'odore è tipico del solare, quindi non ha una fragranza particolare, ma è tipo quelli che usate per andare al mare. Adesso vado con il loro cushion. Allora, io ho la tonalità ivory, quindi la più chiara. Qua c'è scritto una sinergia unica tra make up e skin care, perché è stato presentato, ci ho visto proprio la presentazione di questo prodotto che ha fatto Camilla, si occupa delle formule, è una formulazione di cushion in mesh. Ci tengo a dire che non è una D, non mi stanno pagando, ma ci tengo sempre a specificare bene quello che è il prodotto, come funziona, cioè ci tengo sempre a specificare quelle che sono le caratteristiche del prodotto, per me è molto importante, cioè non vi voglio schiaffare un prodotto, guardate, bellissimo, ciao, no, non è da me. Allora, il pack è stratosferico, cioè è lunare, lo adoro moltissimo, pack molto bello, è un prodotto, in generale Miamo è un brand con un costo alto, però le formule secondo me sono davvero
ottime e danno dei risultati. Io ho un prurito al naso, vi giuro che, cioè, mi sto grattando fuori ma ho prurito dentro a causa dell'allergia. Allora, qua c'è scritto open here, tiriamo. Qua c'è una retina, questo caratterizza il fondo in mesh, cioè a differenza di altri prodotti c'è la rete, il prodotto non c'è la spugna imbevuta, quindi sono differenti. Abbiamo anche qua la spugnetta e abbiamo lo specchietto, eccolo qua, abbiamo lo specchietto per il retouch. Mi prelevo un po' di prodotto, questa è la colorazione, e inizio la mia applicazione. Un'altra cosa che ci è stata detta da Camilla all'evento è il fatto che può essere picchiettato, avere una maggiore coprenza, oppure strisciato per una coprenza minore. Io non amo in generale strisciare i prodotti sulla pelle, cioè non mi piace neanche con altri prodotti che non siano cushion, perché penso sempre che magari mi si possa spostare la skincare. Io preferisco questa applicazione, facendo così abbiamo più coprenza, strisciando meno coprenza. Secondo me possiamo anche avere una coprenza bassa semplicemente prelevando poco prodotto e andandolo a tamponare. Altra informazione: questo prodotto può essere utilizzato anche nell'area del perioculare, non c'è alcun tipo di problema, non lo va ad irritare, possiamo utilizzarlo anche come leggero correttore. Questo colore per me è perfetto, lo sfumo anche leggermente sul collo, ma davvero perfetto. La tonalità light, che se non sbaglio è la seconda, era troppo gialla e troppo scura per me. Allora, questo è l'effetto spettacolare, bellissimo, luminoso, radioso, non rimane però effetto troppo balmy, cioè troppo appiccicoso. Ovviamente se volete avere un effetto duraturo dovete comunque fissarlo con un po' di cipria, cioè questa ripresa è imbarazzante, ma io vi voglio veramente bene. Stratifico, quindi mi applico un altro po' di prodotto, lo trovo ultra levigante e io mi rendo conto di questo nell'area del contorno occhi. Guardate, questa è la parte non corretta, la mia occhiaia parla da sola, ma comunque, anzi oggi forse un po' di meno, sono rossa giusto un po' qua e questa è la parte corretta. Avevo fatto un ordine tempo fa, avevo acquistato 12.000 correttori e mi ero completamente dimenticata di dover testare lui, il Complexion Boost Concealer. Ah, questa spugnetta, madonna, ma che silenzioso, questa è la tonalità Shell, eccolo qua. No, vi dirò che forse questo colore potrebbe andar bene. Lo applico prima su metà viso, mi sembra bello pastosino, però vediamo. Provo a sfumare con questo pennello rotondo così, coprente. Allora, mi fa ridere perché tra tutti i correttori che ho di She Glam non c'è un correttore che io usi nel contorno occhi. Sono tutti, cioè sì, sono belli coprenti. Cioè, guardate questo, mi ha coperto tutto, tutto, qualsiasi cosa, quindi ottimo se avete bisogno di coprenza sul viso, però nell'area del contorno occhi secondo me sono troppo spessi, si vanno proprio ad infilare sulle pieghe e invecchiano troppo la zona. Io correggo sempre la discromia che ho qua. No, devo bagnare una beauty blender. Aprire copre, guardate un po', cioè questa vi azzera completamente gli occhiaie senza dovervi fare color correction, però cioè, tra quanto mi va nelle pieghe questa roba, poi secondo me invecchia tantissimo. Applico un po' di bronzer, utilizzo questo di NYX che sto cercando di terminare con un pennellino così piccolo. Comunque, ora vi metterò al corrente di questa notizia. Adesso, come finisco di registrare questo video YouTube, registrerò un video verticale per Instagram, porterò il format truccatrice reagisce, ovviamente sotto una chiave diversa perché è un social diverso, quindi ci sarà una chiave diversa. Devo dirvi che, guardate, non è andato molto nelle pieghe,
Cioè, mi aspettavo andasse molto di più nelle pieghe. Sempre di She Glam, provo questo che in pratica è uscita una collezione ispirata a Marilyn Monroe, dei pezzi di make-up che vanno a emulare quello che era il make-up d'epoca degli anni 50. È uscito uno dei loro blush in questa versione Hollywood, che un pack bellissimo, matcha perfettamente con le mie unghie. Io non so se andrà bene con me, ma lo proviamo. Ne metto poco poco, magari sfumo con la blender, poi ne aggiungo un altro po'. Comunque vi dicevo che appunto ho deciso di riportare questa rubrica che vi piace tanto, Truccatrice Reagisce, però su Instagram, quindi facendo dei video più brevi che mi permetteranno di essere costante con la rubrica, perché editare un video breve non è come editare una reaction di un video YouTube. Cioè, voi non immaginate quanto tempo io spendessi dietro a quei video, cioè sono davvero ore e ore e ore di editing al momento. Con tutto quello che faccio non me lo posso proprio permettere. Il correttore, io che parlo, vedete, il correttore, vedete, è andato un po' qua nelle pieghe, come cantava la nostra Angelina Mango, la noia, perché utilizzo la cipria di Laura Mercier, sempre lei, con questo puff di Brushworks. Prelevo un po' di prodotto, come sempre me lo scarico nella mano, messo con un velo di cipria. Ho veramente un po' di paura, perché ho da provare questo The Marshmallow Setting Spray di NYX, che ha un finish matte. Tutti dicono che abbia una fragranza paradisiaca. Vediamo, lo provo, anche se è matte e mi spaventa. Mamma mia. Questa sono io impaurita dallo spray, perché quelli di NYX fanno sempre le gocce e non mi piace mai l'erogatore. Sì, l'odore è buono, molto dolce, effettivamente sa di marshmallow. L'effetto matte non è il mio, lo sapete. Sapete benissimo, non so neanche qua ripetervelo, a me piace l'effetto luminoso, ma dato che ho mantenuto una buona parte di luminosità, vediamo come si comporta. Ok, vado a fare le sopracciglia e torno subito. Rieccomi. Allora, devo dirvi che ho fatto un trucco occhi veramente semplicissimo, il mio go to, che la base è troppo opaca per i miei gusti, non lo so, non mi piace molto. Il blush oltretutto si è spento abbastanza, quindi andrei sicuramente a riprendere il blush. Voglio provare a riapplicarlo al di sopra, dovrebbe comportarsi bene. Sfumo sempre con la blender, che così direi che va decisamente meglio. Adesso vi faccio vedere questa combo labbra bellissima che ho provato questi giorni e che mi piace moltissimo, ultra low cost. Allora, inizio con la Plumping Lip Liner di Catrice, è nella colorazione 069 Manhattan, un colore che praticamente è diventato introvabile. Io l'ho presa su Notino, secondo me è una bella matita neutra, non è né troppo calda ma nemmeno troppo fredda, è proprio un bel mix neutro. Questo dà proprio labbra effetto alla Kim Kardashian. E vi ho trovato questa combo low cost, è stato difficilissimo, ma è arrivata, perché Astra, tra i suoi Lip Criminal, ha sfornato questo nude effetto correttore. Vedete al centro, ghiottate, fa proprio l'effetto correttore e ottenete queste labbra un po' anni 90. Secondo me anche molto effetto Kim Kardashian. De gustibus, possono piacere, possono non piacere. A me personalmente piacciono moltissimo. Togliamo il bigodino insieme, vediamo che effetto ho ottenuto. Ho paura. Lontano la fotocamera, vediamo insieme. Così. Ok, cerco di riprendere la mia linea. Più o meno, dai. Beh, dai, sì. Sicuramente più voluminosa di prima, ma comunque da pettinare. Ok, tesori, questo è il risultato del look una volta terminato. Fatemi sapere nei commenti qual è stato il vostro prodotto preferito. Secondo me, tra i bocciati,
il correttore questo di Shiglam è troppo pastoso, lo riproverò, ma cioè non è neanche bocciato per il viso, perché sul viso non è poi nemmeno così male. Il problema è nell'area dei contorno occhi, cioè dovete andarci veramente cauti, perché è un attimo che la base vi diventa un pastone. Bellissimo il fondo, continuerà a testare la protezione solare, per quella ovviamente ho bisogno di più tempo. Questa combo ero troppo contenta di farvela vedere. Comunque scrivetemi qua sotto, palesatevi, supportatemi, ricordatevi sempre che il vostro supporto è fondamentale. Ci tenete a me, a questi contenuti, lasciate sotto un commentino, va bene anche un emoji. Per il video di oggi è tutto, io tesori vi saluto, vi abbraccio, vi mando un grosso grossissimo bacio. See you soon!